un futuro davvero in salita, nessun riferimento esistenziale, semmai il pane quotidiano di una ragazzina vicentina di soli 13 anni, che vive e frequenta le scuole medie a Sarcedo, che non si ferma mai nemmeno di fronte ad un muro. Anche qui si parla in concreto, anche se è meglio definirle pareti. Quelle che Anita Parisotto, neocampionessa italiana di arrampicata sportiva in due diverse specialità nella categoria Under 14, affronta con piglio quasi ogni giorno negli allenamenti in palestra, poi nei weekend nelle competizioni dedicate. Una passione che per la giovanissima climber si sta traducendo in una pratica sportiva che, se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la sta catapultando verso un futuro roseo, anzi azzurro. Grazie al suo impegno e al sostegno della famiglia e anche ai consigli di allenatori di prestigio che la seguono, come l'altra campionessa nostrana, la vicentina Jenny Laverta e Moreno Laverta. La palestra dove si allena con loro è la X-Fighter Team di Tiene. Agilità, forza esplosiva ma anche mentale costituiscono alcune delle qualità che la baby campionessa Anita possiede probabilmente già nel suo DNA di atleta in divenire. Lei le sta coltivando sin da quando aveva solo 7 anni di età. Seguita nella tecnica dai suoi coach che l'hanno accompagnata di recente a conquistare ben due medaglie strepitoso d'oro junior ai campionati italiani disputati a San Martino di Castrozza, con gli occhi dei massimi esperti della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana puntati sul talento vicentino. Già 2 anni nella categoria Under 12, la prima volta sul podio con un bronzo nazionale all'esordio. Nelle due specialità boulder e lead, altrettanti primi posti tra le Under 14 in competizione tra loro, a cui aggiungere un argento nella combinata che comprende lo sprint di salita per completare il trittico di gare a cui Anita Parisotto ha preso parte nell'intenso weekend di Missioni Tricolore.